In questa storia qualche pezzo ancora manca, lo ha dichiarato l'avvocato Nicola Tria, legale di Chiara Petrolini, uscendo dagli uffici della Procura di Parma. La ragazza, 22 anni, accusata di aver ucciso due figli subito dopo il parto, è comparsa dinanzi al giudice per le indagini preliminari per l'interrogatorio di garanzia, ma si è avvalsa della facoltà di non rispondere, rimanendo in silenzio per 40 minuti. Avrebbe dovuto spiegare cosa è accaduto il 7 agosto scorso e cosa è successo a maggio 2023, quando ha partorito due neonati, presumibilmente da sola, per poi seppellirli nel giardino della sua abitazione a Traversetolo, in provincia di Parma. All'arrivo in procura, vestita con una camicia bianca, jeans, giacca sulle spalle e sneakers bianche, con mani curatissime e unghie smaltate, la giovane si è coperta il viso con dei fogli per sfuggire ai flash dei fotografi. Ma cosa manca in questa storia? Ha spiegato ancora il suo legale. Chiara si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Si tratta di una scelta tecnica. È ovvio che questo non significa che in un altro momento non possa rendere dichiarazioni spontanee o sottoporsi a interrogatorio. Credo che abbia anche fornito un contributo per nulla irrilevante nella ricostruzione dei fatti. Questa è una vicenda tragica da qualunque punto di vista la si voglia osservare. La giovane sta elaborando una strategia difensiva con il suo legale e mancano alcuni tasselli prima di poter affrontare un interrogatorio. Del resto, sulla ragazza pendono accuse terribili: omicidio premeditato e aggravato per il primo figlio e soppressione di cadavere per il secondo. Rischia l'ergastolo. Sembra poi che i carabinieri stiano indagando su una possibile violenza sessuale subita da Chiara Petrolini due anni fa, prima di rimanere incinta del primo figlio. Ne ha parlato un'amica agli inquirenti e l'ex fidanzato Samuel ha confermato. Lo stupratore sarebbe stato individuato e ascoltato. Gli abusi sarebbero avvenuti al termine di una serata tra amici. Questo episodio potrebbe aver influito sulla sua psiche? Di certo, ora è tardi per presentare denuncia, poiché sono scaduti i termini. Invece, ciò che è accaduto in quello che è stato battezzato il cimitero dei neonati è chiaro e certo, anche perché supportato da prove scientifiche. Tutto ha inizio il 9 agosto. Chiara è in vacanza a New York con i genitori, ma nel frattempo a casa sua ci sono i carabinieri del RIS. È stata la nonna a chiamare il 112, d'accordo con i vicini di casa, dopo che il cane, scavando in giardino, ha tirato fuori da una buca un neonato avvolto in un sacco di plastica. I militari avvertono i genitori della ragazza, che restano negli Stati Uniti fino al 19 agosto. Nel frattempo, gli accertamenti scientifici procedono e stabiliscono che quel neonato è figlio di Chiara Petrolini e del suo fidanzato Samuel, ignaro di tutto, anche della gravidanza. Tornata a Parma, la ragazza viene interrogata e ammette l'orrore commesso. Ha partorito da sola. Poi dice: «Ho seppellito il bambino perché mi sono accorta che era nato morto». Gli inquirenti non possono crederle. Il medico legale ha già accertato che il bimbo è nato vivo, ha respirato e poi è morto dissanguato a causa di una terribile e fatale emorragia provocata dal taglio errato del cordone ombelicale effettuato con una forbice. Gli investigatori stanno anche analizzando i suoi telefoni, da cui sono emerse ricerche raccapriccianti. A un certo punto ha cercato in internet anche come partorire il secondo figlio. Dunque, quel maschietto nato a termine era il secondogenito di Chiara. Il RIS torna nella villetta e il 17 settembre trova i resti del primo neonato, partorito il 12 maggio 2023 e sepolto anch'esso in giardino. Anche il primo bambino era dell'attuale fidanzato, che potrebbe davvero non essersi accorto della gravidanza. I due si erano lasciati. Inoltre, anche il primogenito non sarebbe nato morto, ma gli esami scientifici sono ancora in corso. Se la successione degli eventi è questa, restano tantissime domande. Come ha potuto questa giovane compiere una simile atrocità da sola e far finta di niente? Nella cronologia delle ricerche sul web aveva digitato: «Dopo quanto puzza un cadavere?». Per gli inquirenti, ciò dimostra che l'obiettivo della giovane nel portare avanti la gravidanza era quello di sopprimere il proprio figlio. Durante i 9 mesi di attesa, Chiara ha effettuato altre ricerche inquietanti, da come nascondere la gravidanza a come abortire al 6° mese,
fino a come indurre il parto e quali farmaci utilizzare. Ma, ci si chiede oggi, è davvero possibile che non sia stata aiutata? Forse il giudice le avrebbe fatto queste domande. Nel frattempo, i due bimbi avranno un nome, un funerale e una tomba. Sono nati vivi e pertanto, secondo la legge, devono essere registrati. Samuel, il fidanzato e padre, desidera riconoscerli. Ha dichiarato: Vorrei che il primo figlio, nato il 12 maggio 2023, si chiamasse Domenico, perché è il nome del mio migliore amico. Il secondo, invece, Angelo. Perché grazie a questo bimbo abbiamo scoperto tutto questo orrore. È il nostro Angelo. Ha anche ammesso che Chiara lo ha contattato dopo il ritorno dagli Stati Uniti, come se nulla fosse accaduto, ma lui non ha risposto. Ha aggiunto: «Mi ha rovinato la vita. Non avevamo rapporti protetti perché lei diceva che prendeva la pillola. Poi ha iniziato a dire alle amiche che non la prendeva più. Ma a me non ha mai detto nulla. La amavo».